Che cos'è la fobia sociale? Si sente sempre più parlare di fobia sociale e possiamo dire che è una delle fobie più diffuse nel mondo d'oggi. In particolare, come suggerisce il termine, la fobia sociale è una paura irrazionale determinata e connessa a contesti sociali. Vuol dire che sostanzialmente la persona ha una paura, un'ansia molto forte nel momento in cui è o temi di poter essere esposta ad eventi sociali di diverso genere, non parlo solamente del dover esporsi ad un pubblico, quindi dover ad esempio fare una presentazione, ma anche nel momento in cui ad esempio le viene chiesto di partecipare a delle cene, a degli eventi, a delle situazioni dove comunque in un qualche modo è costretta a relazionarsi con più persone contemporaneamente in un ambiente solitamente lontano da quello domestico. Ci sono diversi sintomi che vengono individuati. Il principale è sicuramente l'ansia, seguito dalla paura del giudizio e da un sentimento, da un'emozione di vergogna. C'è quindi una forte agitazione, una forte preoccupazione nel momento in cui si è esposti o si crede di poter essere esposti appunto ad una condizione, ad un'esperienza, ad un evento sociale, ma c'è anche una grande paura, ad esempio, di non poter controllare i sintomi, di appunto manifestarli in pubblico, di avere una crisi in pubblico e quindi di essere per questa, ad esempio, derisi o ancor peggio non poter essere aiutati, cioè non avere l'aiuto, il supporto necessario per poterla affrontare. Questo implica che il comportamento della persona subisca una serie di modificazioni nel tempo, poiché l'ansia diventa sempre maggiore, la persona si rende conto anche essere spesso irrazionale, quindi non motivata dall'esposizione appunto che la situazione richiede, però è portata a vivere una grande paura, un grande disagio, una grande vergogna e quindi a modificare progressivamente i suoi comportamenti, ad esempio riducendo quelle che possono essere le occasioni sociali, rifiutando gli inviti per uscite, a cena, eccetera, da parte di amici o conoscenti, o comunque al ritirarsi sempre più in casa, riducendo al minimo tutte quelle che possono essere appunto contatti con altre persone, sino ad arrivare appunto a vivere una vera e propria situazione di reclusione o un grandissimo disagio anche nel momento in cui si è esposti in un contesto pubblico, non necessariamente con l'obbligo di interagire con altri, ad esempio pensiamo al supermercato, a piazze, manifestazioni, situazioni del genere, dove comunque la persona non è detto che debba interagire con altri, ma è comunque circondata da un gran numero di persone che in un qualche modo nella sua testa potrebbero diventare degli elementi giudicanti del suo non essere all'altezza, del suo disagio, della sua paura. Quindi si genera sempre di più un ritiro sociale che può portare ad una vera e propria reclusione autoimposta all'interno della propria casa, della propria abitazione, riducendo quindi le relazioni sociali, le possibilità appunto di entrare in contatto con gli altri ai minimi termini, quindi pochi familiari, il fidanzato o degli amici stretti. Questo è un disturbo che si sta sempre più sviluppando e che richiede un intervento sempre più tempestivo da parte dello scenario medico, da parte anche di quello psicoterapeutico-psicologico, quindi da parte di chi si occupa di questi disturbi clinici, poiché indipendentemente da qual è il contesto che genera principalmente paura, indipendentemente da quali sono le caratteristiche specifiche della persona, ad esempio l'età, il sesso o le motivazioni per le quali ha sviluppato questa patologia, la patologia di per sé, la fobia sociale, sta diventando sempre più invalidante, sta diventando una piaga della società moderna. Quindi in questo caso la cosa più importante da fare, soprattutto nel momento in cui ci si rende conto che si inizia a vivere una certa apprensione, una certa paura di fronte a delle situazioni sociali, è quello di chiedere aiuto, aiuto ad una persona competente, quindi in grado di poter dare un aiuto immediato e pratico a chi si trova a vivere questo tipo di difficoltà.